tutti, sono Bomb777 e benvenuti in questo 18° episodio della mia carriera allenatore. Abbiamo subito un big match, abbiamo subito la partita contro il Liverpool. Beh, è importante, faccio ancora giocare i titolari, non sono stanchissimi, però qualche cambio lo farei un attimo. Ma sì, dai, giusto qualche cambio. Comunque stavo dicendo, dobbiamo fare velocemente questa partita, intanto iniziamo. Dobbiamo fare velocemente questa partita per poi finire il mercato, cioè finire, continuare il nostro mercato. Al momento non abbiamo ancora preso nessuno, visto i commenti che mi avete fatto. Però, boh, adesso vedremo, dopo questa partita qua, che è proprio in mezzo, ci dà fastidio. Eccoci qua, con Liverpool è dura. Contro le big soffriamo un po', soprattutto in campionato. Però, boh, vediamo cosa riusciamo a fare. Speriamo, dobbiamo solo un po' sperare. Il lancio su a cercare Moses, che gioca titolare. Moses, Moses in area, Moses prova a calciare addirittura. No, occhio, Sturridge, palla dentro. Il vantaggio del Liverpool, dopo 12 minuti, Sturridge ci punisce, 1-0, 12esimo, è dura col Liverpool, merda. Per Lanzini comunque ci avevano offerto 10 milioni, io ancora sono indeciso perché Lanzini cresce, è giovane, ha 22 anni, è anche forte, non saprei proprio se darlo. Non lo so, perché dobbiamo trovare un terzino e un'ala, però prima di tutto un terzino. Manca un'ala. Però non lo so, non abbiamo soldi. Se è fatto male qualcuno, ditemi di no. Ditemi di no. Moses. Cos'è, fallo o angolo? Non lo so. Angolo, ok. Paie, 44esimo. Ecco il cross al centro. Un colpo di testa. Mignolet. Finisce quel primo tempo. Finisce 1-0 per loro. Merda. Embolo. In area, Embolo fa giù. Non mi toccate in volo, non è fallo, non è rigore, non è niente. E in volo cade, così. Oh, Coutinho, palla dentro, 2-0. È finita. 2-0 del Liverpool, ancora Sturridge mi sa. Sì, ancora Sturridge. Ma dai! 3-0 del Liverpool. Così, dopo il 2 c'è anche il 3 subito. Coutinho, bello, complimenti. Wow. Con le big soffriamo. È anche normale, dobbiamo migliorarci ancora. Però 3-0 non bisogna dire niente, ci stanno dominando. Da quant'è che non perdevamo, soprattutto non perdevamo così tanto, con una differenza così grande? Da tantissimo, pochissime sconfitte grosse abbiamo avuto. Per il resto è andato sempre abbastanza bene. Oh, continua Liverpool, palla dentro e 4-0, ma che è successo? Ok che dopo le vacanze sono tutti dei ciccioni che hanno mangiato panettone Pandoro, però 4-0, così. Finisce qui, 4-0, un'umiliazione, sono stati spiaccicati dal Liverpool. Bene, cos'è? Tripletta di Sturridge. Risultato che comunque non è che ci stia tantissimo, perché qualcosa abbiamo fatto, però se è 4-0 è 4-0, niente da dire. Ci ho fatto molto male. Eh sì, ma che palle, dai, abbiamo subito un'altra partita. Che palle, non abbiamo tempo di far niente. Chi è Tompkins? Ma chi è? Ah, questo tizio. Accetto, se ne frega. Ma chi è questo? Ma te lo do. No, Lanzini non lo voglio dare. Lanzini non lo voglio dare. Se mi danno 20 milioni glielo do. E quindi avanziamo per la prossima partita. Ma che palle. Sì, lo so quello. No, che palle, ma... Vabbè, andiamo a fare. Cosa devo dire? Andiamo a farla. Sì, dai, stavolta così. Però nel prossimo episodio non faremo delle partite. Devo fare il mercato. Devo fare solo il mercato, ecco. Quindi, eccoci qua. West Ham, Bournemouth. Ok, Bournemouth, West Ham. Vai, qua non dovremmo avere troppi problemi, Devo vendicarmi dopo quel 4-0 devastante. Vai, Antonio, subito. In area Antonio! C'è la parata. Prima chance grossa comunque, dopo 3 minuti. Devo essere cattivo qua. Vai, il cross al centro, un colpo di testa, salvataggio sulla linea. Siamo partiti bene comunque. Ma che palle di partita questa. Continua a girarsi palla. Il Bournemouth vi ammazza tutti. Ma Embolo, dai, loro hanno fatto possesso palla per 20 minuti e noi gli segniamo. Embolo, in area, Embolo, che schifo di tiro. No, boh, tutto da rifare, dentro per Embolo. E dai, Embolo, arriva Antonio in velocità.
palla troppo lunga. Antonio, passiamo, 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 passiamo. Finisce il primo tempo 0-0. Oh, dobbiamo via, 0 tiri mi ha fatto. Guarda, ma solo noi stiamo giocando. Dai Antonio, Noble, ancora lui. Palla che rimane lì, mi sa che fuori giochissimo. Non era fuori gioco. Che provato ha fatto? Il cross al centro. Non ci credo. No, no, no. Ok, ok, va bene. Le statistiche, il risultato, clamoroso vantaggio del Barnum. Senza parole, no, non può essere, ma è il primo tiro in porta che mi hanno fatto, mi hanno segnato. Che bel episodio, complimenti. In area, Embolo, fagli male, ok. Il pareggio, adesso dobbiamo vincerla. Abbiamo 2 minuti per vincerla. Dai, dai, mi sbilancio, sì, 2 minuti di recupero. Attacco totale, me ne frego. Però loro fanno girare palla. Adesso mi segnano. Dai, 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 dai. Oh, dai, tira. Dai, ripartiamo, per favore. Per favore, non c'è nessuno su. Finisce qui 1-1. Il pareggio è meglio di una sconfitta. Però abbiamo buttato 4 punti in 2 partite. E non dobbiamo buttare così tanti punti. E quindi questo episodio finisce qui. Che merda, che schifo di episodio. Il prossimo andremo a fare il mercato, quindi lasciate qua sotto altri nomi, altre robe, eccetera eccetera. E cos'altro dire? Che sfiga. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb 777 tutto. Ciao a tutti.